possiamo continuare con la sessione che riguarda le aree tematiche del PAN con le indicazioni sulle esperienze. Ecco, sta arrivando ora il direttore, che comunque riguarderà le esperienze prospettive del mondo della ricerca pubblica in questo campo. Bene, lascio la parola allora a Francesco Loreto, che è il direttore del nostro dipartimento, che presiederà questa sessione. E tutti vicino al relatore, perché cercherò di essere veramente draconiano con i tempi, visto che ho già portato il mio giubbotto, perché io ho dei tempi molto contingentati. Allora, sarò anche molto breve nell'introduzione a questa sessione, che è una sessione particolarmente importante. Infatti, quando mi hanno chiesto se io potevo coordinare una sessione, ho immediatamente detto sì, questa sicuramente, perché si parla di ricerca. In effetti le esperienze e le prospettive nel mondo della ricerca hanno un ruolo molto importante nel PAN. Questa definizione, anche vengono definite alcune aree di ricerca prioritarie, come abbiamo già sentito oggi più volte, e soprattutto nella sezione B del PAN. E noi abbiamo diviso, cioè gli organizzatori hanno diviso secondo me molto bene questo pomeriggio in tre o quattro aree che vengono tutte coperte dai relatori. Ovviamente l'area della difesa, qui abbiamo Emilio Guerrieri, che è già pronto in postazione con la sua bellissima diapositiva su queste sostanze volatili che sono alla base della comunicazione tra la pianta e i suoi ospiti. Naturalmente parleremo anche di gestione delle avversità, di controllo delle piante infestanti, di contaminazione da microtossine e così via. E poi abbiamo una parte che riguarda l'ambiente, e avete visto che moltissima della parte che riguarda l'ambiente si rivolge nel PAN alla difesa delle acque, quindi anche su questo avremo una serie di relazioni. Abbiamo una parte molto interessante che è relativa all'information technology, che come in tutti i settori pervade anche ovviamente il settore della difesa e del controllo e dell'agricoltura biologica, quindi avremo le banche dati per la gestione dei prodotti fitosanitari, sistemi di supporto alla decisione in agricoltura e così via. E infine avremo una parte che riguarda la sanità, con degli studi epidemiologici per quanto riguarda gli aspetti di rilevanza sanitaria. Vi dico ancora una volta, tutti i temi di grande interesse sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista applicativo, quindi come innovazione tecnologica, e in quanto tali tutti i temi che trovano spazio anche nel nostro palinsesto di Expo, il palinsesto che noi abbiamo messo a punto per Padiglione Italia, quindi rivedrete praticamente tutti questi temi anche se avrete la fortuna di andare a visitare Expo, che non so se sarà pronta per il primo maggio, comunque se avrete questa fortuna per maggio, sì, diciamo. Comunque noi abbiamo un evento a settimana come CNR, quindi sicuramente potrete calendarizzare queste cose, rivedere un po' questi concetti che verranno ovviamente presentati in una forma più, noi diciamo, di edutainment, cioè di educazione divertente. Va bene, quindi passo la parola subito al primo relatore della mia sessione, che è il collega Emilio Guerrieri, che riparlerà sviluppo di sistemi culturali in grado di autodifendersi dagli insetti dannosi. Hai 10 minuti, così come lo dici. Va bene, grazie per l'invito, e sicuramente vedete anche alcune diapositive che avete già visto stamattina, dato che la mia collaborazione con il professor Fennacchio è di lunga data. Molto brevemente, gli insetti hanno, cioè le piante che sono lì e devono difendersi dagli insetti, hanno due meccanismi sostanzialmente. Uno di difesa, che noi chiamiamo didatticamente diretta, che ha come target proprio l'insetto che attacca la pianta. La pianta produce delle sostanze, l'insetto viene, come dire, disturbato da queste sostanze. Invece un po' più complesso e forse meno conosciuto è questa capacità di difesa indiretta, cioè la capacità di produrre delle sostanze volatili
che attirano i nemici naturali degli insetti che attaccano le piante. Questi meccanismi, che sono meccanismi molto interessanti, come ha espresso Francesco stamattina, poco prima di me, molto bene, sono dei meccanismi che ci possono fornire utili indicazioni per poter cercare di difendere le piante o addirittura mettere le piante in condizioni di autodifendersi. I materiali che si usano sono alcune volte molto semplici, come vedete delle gabbiette nelle quali noi verifichiamo lo sviluppo e la riproduzione degli insetti dannosi, degli insetti utili. Un po' più complesse sono gli studi, le attrezzature legate allo studio dell'attivazione di questi meccanismi attrattivi, che riguardano la leva del vento, la raccolta di sostanze volatili e l'identificazione di queste sostanze volatili, che possono essere già utilizzate tal quali, oppure noi possiamo vedere attraverso lo studio di quei meccanismi e di quelle risposte metaboliche delle piante quali sono questi meccanismi, e quindi possiamo vedere di indurre queste risposte nelle piante per farle trovare un po' più pronte all'attacco degli insetti. Un sistema che noi stiamo usando da molto tempo per una serie di motivi, sia perché veniamo dal sud Italia, quindi il pomodoro c'è proprio nel sangue, e una serie di insetti, in particolare gli afidi, che sono dei succhiatori e che possono trasmettere i virosi, e una serie di nemici naturali, a cui abbiamo aggiunto negli ultimi anni anche questi simbionti radicali, quindi questi funghi del terreno, che è probabilmente una delle attività di ricerca che dovrebbe avere molto spazio forse nei prossimi anni, è proprio che cosa avviene nel terreno quando noi utilizziamo le sostanze chimiche, perché il terreno è proprio un organismo vivente, e nel terreno sono presenti molti simbionti delle piante che poi modulano i meccanismi di risposta. Avete già visto precedentemente, che ha fatto vedere Franco, come l'induzione da una, per esempio, una micorrizza sia in grado di alterare direttamente e negativamente il nostro insetto cattivo, chiamiamolo così, il fitofago, e di modulare una risposta molto importante e attrattiva nei confronti del nemico naturale. Una pianta micorrizzata, quella varietà di pomodoro e questa specie di micorrizza italiana, che adesso si chiama anche fungelliformis, ma i tassonomi cambiano ogni tanto i nomi, ma noi lo chiamiamo ancora così come era prima, e è in grado quindi di rendere la pianta molto più protetta nei confronti di questi pericolosi fitofagi. Una situazione abbastanza analoga, quindi di induzione alla difesa che noi possiamo avere nelle piante, riguarda, come abbiamo visto pure illustrato Franco stamattina, cioè poco fa, la presenza di funghi tricodermici, che hanno, come vedete, un effetto molto più complesso anche nei confronti dell'insetto dannoso. E questo perché entrano nei meccanismi di difesa delle piante e di induzione alla difesa delle piante anche concetti di nutrizione e di qualità nutrizionale. Evidentemente in questo caso la qualità della pianta, quindi la qualità dell'induzione determinata dal fungo, da questo specifico ceppo di fungo antagonista del genere tricoderma, mette la pianta in una condizione nutrizionale molto favorevole anche all'afide, quindi diciamo questo è un effetto che noi gradiremmo non avere. Però questo effetto, che potremmo considerare positivo per l'afide e negativo per il controllo, è abbondantemente compensato dalle prestazioni sia del predatore che del parassitoide. E in effetti noi qui vediamo che la qualità nutrizionale della pianta che viene indotta da questo ceppo di tricoderma passa al fitofago, una cosa un po' negativa, ma passa anche al nemico naturale. Quindi il nemico naturale che si alimenta di questi afidi su queste piante esce più forte, più piatto e funziona molto meglio. Questi meccanismi di induzione però non sono solamente radicali, ma possono essere anche aerei. In particolare, quando le piante vengono attaccate dagli insetti, producono questi composti organici volatili che possono essi stessi essere un meccanismo di difesa indiretta. In effetti noi abbiamo visto che proprio il pomodoro, due composti che sono particolarmente legati all'attacco degli afidi, in particolare il metilsalicilato e il SM3-1-1, sono in grado di peggiorare le performance proprio dell'afide su queste piante. Quindi in effetti una pianta, già mentre l'afide si sta alimentando, produce questi composti che sono di per sé dei composti di difesa. Questi meccanismi di induzione possono anche invece riguardare piante completamente diverse tra di loro. Utilizzando le piante transgeniche, come ha detto anche Francesco poco fa, come strumento di conoscenza, cioè andando a stimolare dei geni di difesa e facendo capire quali sono le sostanze che ha i geni coinvolti nei meccanismi di difesa,
Abbiamo messo in evidenza che, per esempio, il transbetocinene prodotto da una pianta di tabacco trasformata geneticamente per questo, era in grado di determinare un meccanismo di difesa, si è spento tutto, non so perché, ecco qui, un meccanismo di difesa che in questo caso è negativo per l'afide e positivo per il solimico naturale. Quindi questo è proprio quello che la ricerca sta cercando di focalizzare con delle strumentazioni di CMS sempre più sofisticate, in grado di mettere i nostri nasi chimici quasi a livello di quelli degli insetti, che sono, hanno una sensibilità molto maggiore della nostra e del nostro più potente mezzo chimico, quindi magari farci vedere quel piccolo picco, quella piccola sostanza che magari è scatenante di un comportamento di difesa. Quelle che possono sembrare delle ricerche futuristiche, delle ricerche che comunque hanno alla base, come vedete, una interdisciplinarità molto ampia, in effetti sono alla base anche di, ecco qui facevo vedere l'induzione, sono alla base di un progetto di difesa che è stato messo in Africa, messo su in Africa, che viene chiamato proprio push and pull, che è quello a cui noi tendenzialmente dovremmo mirare in un'agricoltura che si autodifenda. Cioè noi dobbiamo spingere, push i fitofagi, gli insetti cattivi fuori dalla nostra coltivazione e li dobbiamo attirare, quindi pull, verso piante che non hanno interesse o comunque hanno un interesse minore da un punto di vista produttivo. E in Africa hanno messo, sulla base dello studio proprio di queste sostanze organiche volatili, un sistema che riguarda la consociazione del mais, che prima veniva bombardato chimicamente in Africa e gli agricoltori non erano più in grado di sostenere le spese relative al controllo nei confronti di un insetto molto dannoso, un minatore della pianta di mais, lo hanno risolto, diciamo, ecologicamente. Qui vediamo il desmodium, che è una leguminosa, che è in grado di disturbare i meccanismi di percezione di questo insetto, di questo borer del mais, e lo fa, praticamente lo allontana dalla pianta di mais. Ai bordi del campo di mais, quindi c'è un intercropping con il desmodium, ai bordi un border cropping con il pennisetum, che è una pianta degli elefanti, che è molto attrattiva per questo insetto dannoso al mais. Per cui la combinazione del push and pull determina non solo il mais libero da questi insetti, ma un'erba degli elefanti con questi insetti che richiamano anche i nemici naturali, quindi se qualche farfalla scatta a questo meccanismo viene controllata dai suoi nemici naturali, ma nell'ambito dell'agricoltura praticamente senza chimica, essendo il desmodium una leguminosa, rilascia nel terreno grandi quantitativi di azoto e quindi gli agricoltori che hanno messo in atto queste consociazioni utili adesso risparmiano, tra virgolette, quindi non costi aumentati ma costi risparmiati per la concimazione naturale. Un elemento di ulteriore vantaggio di sistemi di questo genere è il fatto che il pennisetum e il desmodium vengono utilizzati come piante da foraggio. Questo è stato